Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Premetto che sono molto emozionata nel fare questo video perché non solo perché non registro da molto tempo, ma semplicemente perché tengo a questo video a spiegarvi un po' quello che è successo. In questo video, infatti, come leggerete dal titolo, voglio parlarvi di tutto quello che mi è successo in questo periodo, diciamo, di assenza su YouTube e parlare appunto di quello che è successo. Bene, inizio col dire che l'ultimo video risale a settembre, se non sbaglio, non ricordo precisamente qual è, però era quel periodo, diciamo. Il periodo del Beautiful Festival che è stato a Bologna non c'entra niente ovviamente con questa diciamo crisi. Intorno a quel periodo, quindi all'inizio di settembre, sono entrata in una profonda crisi. Non c'entrate voi, non c'entra YouTube, è semplicemente una cosa personale. È stato un periodo molto difficile, anche se tuttora non è molto, molto facile. Per questo ho deciso di prendere una pausa. Non ho mai chiuso il canale perché sapevo che comunque avrei riniziato. E quindi è stata semplicemente una pausa. Credo che quando una persona fa qualcosa obbligata si vede, e per me fare video su YouTube era diventato un obbligo, era diventato un qualcosa che mi pesava e non più un non era più un piacere come quando ho iniziato, e quindi sì. Proprio per questo ho detto, invece di fare video a caso, perché comunque non mi andava più, mi prendo una pausa per me stessa e poi vediamo quello che succede. Parlo di questa crisi perché è stato un periodo, come era tuttora, difficile. Penso che questo sia dovuto sia al fatto che comunque mi trovo in quinto superiore, ho gli esami quest'anno, mi sono iscritta a settembre sempre a scuola guida, quindi comunque devo studiare anche per gli esami di scuola guida. Ho un po' di confusione, quindi sia dovuto a questo, quindi allo stress per lo studio, ma anche perché non so quello che voglio e quindi questo mi crea una confusione assurda, e anche se magari all'esterno può sembrare una cosa che capita a tutti, però comunque è una cosa che fa star male, e quindi diciamo che ho preso questa pausa proprio per questo periodo di confusione. Non stavo bene con me stessa, quindi di conseguenza non avevo voglia di fare video, era inutile continuare a fare video stando comunque sia male, e quindi ho preso una pausa. Non ho mai pensato di chiudere il canale, come ho detto anche prima, perché comunque mi mancavate, cioè vi siete sempre mancati, e finalmente ho trovato il mio momento per fare questo video. Quindi spero di avervi spiegato un po' la situazione. Adesso invece voglio, siccome non voglio che questo video vi deprima, voglio parlarvi invece delle cose belle che sono successe, perché comunque, anche se è stato un periodo difficile, e lo è tuttora, però comunque sono successe anche delle piccole, in realtà che per me sono grandi, delle cose che mi rendono super soddisfatta e super felice. Una di queste cose, forse ve ne siete accorti mentre parlavo, è che ho messo l'apparecchio. L'ho messo solo sopra, a febbraio circa lo dovrò mettere anche nella parte inferiore. E questa è una cosa che mi rende super orgogliosa di me, perché è una cosa che ho fatto, che dovevo fare da tempo. Finalmente l'ho fatta e diciamo che dico che sono soddisfatta di me perché è una cosa che sono riuscita a fare da sola, senza nessuno, non c'entrano diciamo i miei genitori, non c'entra nessuno, l'ho fatta io semplicemente grazie a me stessa. Quindi è una cosa che mi rende super felice di me. Un'altra cosa ovviamente importante è che, come ho detto prima, ho iniziato scuola guida e è un tasto un po' dolente, in realtà, perché ieri sono stata bocciata all'esame teorico ai quiz, quindi bello. Però vabbè, comunque a gennaio ridarò l'esame e purtroppo capita. Niente, quindi il video, oddio, in realtà penso di avervi detto tutto, o almeno spero. Se avete qualche domanda da farmi, fatemela giù nei commenti, sarò felicissima di rispondervi. Però prima di chiudere volevo ovviamente ringraziare tutti voi perché nonostante io abbia preso questa pausa da YouTube, comunque ho continuato a fare qualche storia su Instagram, anche se comunque non come una volta, però
Però molto spesso ho ricevuto in questi mesi messaggi in cui mi chiedevate cosa avevo, perché avevo smesso. E quindi comunque sono cose che fanno piacere, perché comunque ho visto che mi avete pensata, ecco. E quindi sono stata veramente super felice, quindi grazie mille a tutti voi. Sto notando adesso che ho la luce che si riflette sui miei occhiali, quindi spero si veda tutto, altrimenti devo registrare il video da capo. Bene, detto ciò, voglio dirvi, precisare un'altra cosa. Non è che da questo momento in poi inizierò a fare video come prima, cioè nel senso non vi assicuro che farò un video, due o tre video a settimana, ma li farò semplicemente quando avrò del tempo, perché come vi ho detto ho gli esami di guida, ho gli esami a scuola, ho tantissime cose per la testa, quindi appena possibile farò comunque video. E cercherò magari di registrare qualche video insieme quando ho tempo, in modo che poi ho dei video da pubblicarvi. Però ricordate che comunque non chiuderò mai questo canale, perché anche se prenderò queste pause, ci sarò sempre. E niente, vi mando un grandissimo bacione. Spero di avervi, diciamo, aiutato a capire la mia situazione, sempre se vi interessava, con questo video. E noi ci vediamo al prossimo, che non so quando sarà, però ci vediamo comunque al prossimo.